Senti, l'altra volta, la prima volta c'era anche l'altro attore, Giuseppe mi sembra si chiamasse? Mi pare, sì. Mi sembra, però non lavora con voi, non ha... No. Quello con la bambina... Attanasio, chi è? Oddio, Attanasio. Non ricordo, mi sì, sembrava... No, ma non lavora con noi. Ecco, non, no, lavora, non con... lavora con noi. Lui ha fatto un'osservazione, l'altra volta mi sembrava interessante, è chiaro che l'artista non è quello che recita, ma è quello che interpreta, no? E quindi che trova dentro di sé il ruolo in cui si impersona, insomma, no? In qualche maniera. In questo caso, allora, voi siete più rivolti, oppure c'è una fusione, al cercare dentro di voi ciò che rappresentate o più all'oggetto della rappresentazione, per esempio i Celestini, più all'oggetto della... Per quanto mi riguarda, assolutamente sì. Non... L'interpretazione, io sono diventata, diciamo, interprete di me stessa, prima di tutto per... Tanto ti esprimi già nel farlo, esatto. nell'elaborarlo. Io, certo. Io sono nata come autrice di teatro, questa è la mia vera grande vocazione. Tutto il resto è successivo, tutto il resto è importante, ma non fondamentale. Per mettere in pratica la... Sì, perché per me creativo. Il teatro è uno strumento politico. Ecco. Quindi di azione politica. Assolutamente sì. Posso fare la domanda anche sì. A... Scusa, Gianfelice. Gianfelice, sì. No, per me è esattamente il contrario. Io nasco come attore, sono stato allievo di un grandissimo maestro, Orazio Costa Giovangeli, ho studiato con lui, tra l'altro. E poi sono diventato anche autore, poi vabbè, regista, insegnante, quello è il lavoro, ma la funzione fondamentale è l'interpretazione, e la scrittura è poi interpretazione del reale, quindi in realtà io mi considero più un interprete, però direi che con Mayra c'è una straordinaria simbiosi, no? Perché lei, certo, è assolutamente, essenzialmente scrittrice, drammaturga, certo, e poi ottima attrice, e io invece al contrario mi adeguo e interpreto le sue cose, non ancora il viceversa, ma va benissimo così, c'è tanto lavoro con lei che basta. Per cui per me il teatro appunto nasce come vocazione prima, proprio a